Oggi un video molto particolare, è un esperimento, non si vede molto, io l'ho visto una volta soltanto, mi ha incuriosito, ci ho provato lo scorso anno, non ci sono riuscito, quest'anno ci riprovo però in vaso. Qui ho delle femminelle regette ascellari, sto trapiantando nei vasi, dovrebbe essere uscito il video tempo fa, e qui ho un gatto curioso, adesso lo faccio scendere, dai Dan. Opla là. Allora, il pomodoro l'abbiamo sempre visto piantato così, no? Piantiamo dentro il vaso e lui cresce. Ho visto una tecnica molto particolare, l'ho visto su un sito francese, se non erro, un paio di anni fa e mi aveva veramente incuriosito molto. Allora, questo signore ha trapiantato i pomodori così. Ovviamente un pochino più piccoli di questi, ma adesso questo lo aggiustiamo e facciamo lo stesso tipo di trapianto. Cosa c'è alla base di questa variazione sul tema? Secondo me, però lui non lo dice, ma secondo me la variazione sul tema si basa sul fatto che il pomodoro ha la capacità di far crescere dal proprio stelo delle radichette. Vediamo se ne trovo uno. Eccolo qui. Vedete? Queste sono delle radichette che sono nate mentre il pomodoro, mentre la pianta del pomodoro era immersa nell'acqua. Quindi il ragionamento che è stato fatto è questo: dal momento che questa parte che era immersa in acqua ha emesso delle radichette dal corpo del pomodoro, se noi lo trapiantiamo tutto sottoterra, sicuramente ci saranno molte più radichette a disposizione e quindi la parte esterna, che sarà molto più breve, insomma, in lunghezza della parte sotterrata, ne beneficerà. Quindi adesso noi facciamo questo esperimento, vediamo cosa viene fuori, male che va, avremo buttato due femminelle, insomma. Allora, prepariamo, oggi c'ho Dan che non mi lascia tranquillo. Ecco qui, facciamo il solco. Sto usando un terriccio da semina, è molto sciolto, dentro c'è della pietra comice. Piano piano, delicatamente, dobbiamo tirar fuori questa parte qui, piegarla. Deve venire così, quindi ci dobbiamo aiutare con un bastone. Facciamo la stessa operazione al contrario, quindi poi ne avremo due, giusto per ottimizzare un po' gli spazi. Ne cerchiamo una leggermente più corta, eccola qui, questa è piccolina. Ecco qua, innaffio con acqua e borlanda. La borlanda è un estratto di barbabietola, è completamente naturale ed è ricca di potassio e di sostanze nutrienti per tutte le piante, non solo i pomodori. Va benissimo anche sulle patate, va benissimo sui peperoni, zucchine. Riflettendo su questo tipo di tecnica, il punto debole secondo me è proprio l'irrigazione, perché se ne mettiamo troppa c'è un'asfissia radicale e c'è un marciume, nel senso che lo stelo si potrebbe marcire e quindi buttiamo via la pianta. Se ne mettiamo poca non vengono fuori le radichette. Quindi secondo me dobbiamo giocare proprio su questo. Allora, siccome la terra era asciutta, la prima innaffiata l'ho fatta così. Le prossime farò molta più attenzione. Questa parte qui la copro. Ci aggiorniamo fra qualche giorno e vediamo se è ancora viva soprattutto e poi vediamo come va. Eccoci qua, sono passati circa 15 giorni dal trapianto. 50% di possibilità. Questa non ce l'ha fatta, ma adesso vi spiego il perché. E questa è meravigliosa. Cosa è successo? Facevo attenzione a dargli l'acqua perché, come vi dicevo, la possibilità di far marcire lo stelo era molto alta, quindi non potevo dargli l'acqua come veniva, insomma. È successo che ha piovuto per 3 pomeriggi consecutivi, non l'ho tirata al coperto e quindi questa si vede che era un pochino più sensibile, insomma, è morta, non ce l'ha fatta e va bene, pazienza. Però adesso la guardiamo insieme. Questa vedete? Aveva cominciato a prendere le radichette, però poi, ecco qui, vedete ormai lo stelo si è marcito e non ci facciamo più niente, la butto via. Questa invece, guardate che meraviglia, guardate, è sana, è bella, ha fatto il primo palco direttamente vicino al terreno. Ora io piano piano scopro, non la voglio rovinare, voglio scoprirla e vedere un attimino come sta. Il terreno è umido.
guardate quante radici che ha fatto questa piantina qui, guardate qua dietro, è tutta piena di radici, qua ci sono le prime, se tolgo la terra vengono via le radici, mi dispiace, qua ci sono le altre, ecco, tutto in fondo fino alla fine è tutto pieno di radichette, di radici, quindi piano piano la riappoggio e copro di nuovo, ecco qua. Il terreno adesso è umido, è un terreno molto drenante, come avevo fatto vedere l'altra volta, non gli do le secchiate d'acqua, quindi gli do un po' d'acqua, soprattutto non gliela do sopra, gliela do al lato, in modo tale che le radichette prendano l'acqua che gli serve direttamente dal centro e non da sopra. È una tecnica in più, è una tecnica che forse voi non conoscevate, anche come esperimento è interessante, è cresciuta veramente in pochissimo tempo, ha cominciato a fare i primi fiori, eccoli qua. Ora questa devo fare il trattamento o con la zeolite o col mio tris di prodotti bentonite, caolino e tannino di castagno. Per adesso non ho fatto nulla. Dopo la prima settimana in cui l'ho tenuta in ombra, l'ho poi messa all'aperto e quindi prende lo stesso sole che prendono le piante che sono nell'orto. È una pianta bella, robusta, vigorosa, mi è piaciuta molto. È un po' più sensibile come irrigazione, come vi dicevo, bisogna fare un pochino più di attenzione. Però, secondo me, ha un fondamento scientifico questo tipo di trapianto. Le radici non sono solo sulla base, sono lungo tutto il tronco e questo può dare veramente molta più linfa vitale alla piantina. Ora metterò un bastone più alto, la farò crescere e poi vediamo nel corso del tempo, delle settimane, se va in fiore, se mi fa qualche frutto, insomma, soprattutto se resiste e quanto resiste. Nel frattempo chiudo qua il video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici, se non la conoscevate questa tecnica scrivetemelo qui nei commenti, ne parliamo, ne discutiamo, pareri, pro e contro. Come vi dicevo, in Italia ho visto poco, avevo visto soltanto qualcosa su un blog e un sito francese, e quindi ora lo sapete anche voi, c'è anche questa possibilità. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.